quella vittima quindi cercherà di accettare il culo e cercherà personaggio nel medesimo contesto. Le strategie di prevenzione della violenza dovrebbero puntare a programmi educativi di lungo termine per deprogrammare la propensione alla violenza e promuovere l'intrinseco valore dell'impegno personale nel comportamento cooperativo. Quindi, questa deprogrammazione è un'altra tecnica che si usa in psicologia, ma è un percorso lungo, nel senso serve a far apprendere alla persona che utilizza comportamenti violenti che esistono altri comportamenti per ottenere quello che vuole. Non necessariamente la violenza serve a guadagnarsi la stima dei pari, ok? Si cerca di fare questo lavoro di programmazione, deprogrammazione prima, programmazione poi. Sempre nei paesi anglosassoni hanno provato questa tecnica che si chiama peer education, ossia l'educazione tra coetanei, che si sono dimostrate proficue nello sviluppare il senso di responsabilità personale e la partecipazione alla società civile e ai comportamenti non violenti. Cioè, questa tecnica praticamente punta a responsabilizzare sia la persona nulla ma tutto il gruppo. Quindi si fanno dei giochi, ad esempio, dove tutte le persone sono coinvolte a raggiungere lo stesso obiettivo. Ogni persona di questo gruppo ha un compito, ha una responsabilità e uno senza l'altra l'obiettivo non lo raggiunge. Un po' questo, no? Un lavoro fatto sulla collaborazione, quindi ognuno ha un ruolo, una responsabilità, l'obiettivo è lo stesso per tutti, se tutti riescono a raggiungere quell'obiettivo è grazie al fatto che ognuno ha fatto qualche cosa, ovviamente utilizzando dei comportamenti non violenti. Potenziare la collaborazione tra le diverse agenzie, quindi scuola, famiglia, bambini, classe, al fine di elaborare e attuare un intervento a più livelli, nella scuola, nella comunità, con iniziative specifiche rivolte alle famiglie e ai singoli bambini in difficoltà. Scopo comune di interventi a livello individuale finalizzati ai bulli è quello di far nascere nei bulli un senso di empatia verso le loro vittime, nonché di sollecitare la responsabilità individuale attraverso un processo senza attribuzione di colpa. Questi percorsi sono molto lunghi, perché abbiamo visto che le persone che bulle hanno proprio una mancanza di empatia, quindi si tratta di una rieducazione al senso emotivo dell'altro. E sono percorsi abbastanza lunghi, dove appunto si insegnano altri processi di attribuzione. Una volta ottenuti partecipazione e azioni positive di responsabilità, cioè dopo che si hanno dei risultati a livello di responsabilità, quando la persona comincia a percepirsi responsabili delle sue azioni positive e negative, il fine diventa quello di assistere i partecipanti nella risoluzione di situazioni problematiche, lavorare con un gruppo responsabile al fine di risolvere il problema e controllare infine i futuri sviluppi dell'intervento e continuare ad incoraggiare i comportamenti positivi. Quindi l'intervento non finisce dopo un anno di realizzazione del gruppo, deve continuare nel tempo. Cioè i feedback vengono dati anche a distanza di tempo, proprio perché sennò c'è il rischio dell'estinzione del comportamento. Cioè devono essere comunque per un po' di tempo monitorati, in modo tale che se c'è una persona che ha questa funzione, insomma, di vedere, di controllare, può rinforzare tutti quei comportamenti positivi che questa persona attua. Sennò potrebbe non riconoscersi da solo, insomma. Sono stata breve, ho rispettato più o meno tutte le esigenze. Ecco, questa era un po' la parte informativa. Ovviamente ci sarebbe ancora di parlare di questo fenomeno, occorrerebbe ancora più tempo, però ho cercato un attimo di riassumere in breve in che cosa consiste il fenomeno del bullismo, insomma. Potrei chiederti i dati come li avete presi? Perché io ho 35 anni di insegnamento di bullying, ho visto pochi, mentre ho visto bambini che così per dispetti, però non era, non potrei definirli bulli. Io sinceramente mi permetto di dire che da mamma spesso con insegnanti sfugge, non so per quale motivo, o perché vi sentite giudicati o perché
parlo della mia esperienza, o sicuramente non è come dire incapacità, ma non voglio proprio a volte di non voler vedere. Anche io ho avuto l'esperienza della scuola, non in questa scuola, no, anche io non in questa scuola. Sì. La prima esperienza riguardava il figlio di una mia amica e la cosa, vabbè, cerchi di dare sostegno, di dire domani andrà meglio, poi quando ti tocca personalmente ti rendi conto che davvero ti senti incapace di affrontare la cosa, perché tuo figlio cerchi di portarlo avanti con l'aiuto della scuola, nel senso a volte presenti qualcosa che è venuto fuori a casa, ma dall'insegnante sembra proprio che tuo figlio abbia frequentato un'altra classe, sì, non quella. Ad esempio ci può raccontare proprio il caso specifico di quello che è accaduto? Vabbè, io premetto un bambino abbastanza aperto, vivace, forse per quanto di presunzione, ma la mamma dico non è cattivo, anzi si medesima molto nel ruolo degli altri, quindi nel momento in cui lui stesso ha preso coscienza di aver fatto qualcosa di cattivo, senza l'aiuto dei genitori o dell'insegnante, è andato a modo suo a chiedere scusa e è tornato a casa, ne ha parlato con rimorso, con dispiacere. Sì. E affronti il discorso inerente a questo fatto con l'insegnante, dice ma no, ma non si preoccupi, cioè, sono cose tra bambini. Ma è normale che nel corso fino alla quinta elementare ha un suo peso, sicuramente se mio figlio, che questi bambini un po' presuntuosi abbiano una reazione diversa poi dalla famiglia in poi, perché giustamente fisicamente crescono, la loro, mi passi il termine, cattiveria aumenta, perché visto che è andata bene fino in quinta andrà meglio anche dopo, e questa cosa mi spaventa sinceramente. Sai a me invece che cosa spaventa? Però non voglio mettermi in opposizione. A me spaventa che le mamme passando il tempo, che ho detto 35 anni, passando il tempo sono diventate sempre più apprensive e sempre più si sostituiscono i figli, invece di far reagire, non so, il bambino dice è venuto, mi ha detto che non giochi più con me, invece di dire beh, vallo a dire alla maestra che è lì che ti ha detto così, io parlo magari dalla prima, non dico quinta, che invece di cominciano a dire anche te ha detto così, allora cominciano a creare il caso del bullo per andare a indagare se anche agli altri compagni ha detto di non giocare. Allora, la mia esperienza, dico, secondo me, allora, inizio dall'inizio. Non voglio dire, allora, mio figlio, moderatore, tolgo la tua. Dunque, mio figlio ha iniziato a frequentare il corso di danza classica a 4 anni, adorava ballare, cioè con entusiasmo cercava.